Soltanto 2 minuti. Per 2 stupidi minuti del cazzo, tu ora sei in questa situazione. È strano. Una mano. Oh, ma che poi io? C'è sta macchina di spiccio. Vattene. Vabbè, state calmo, non gli ho fatto niente. Va. Valeva solo di spiccio. Vattene! Stai bene? Sì, credo di sì. L'ha spaventata? Abbastanza. Per ora sto bene, grazie. Se dovessi chiudere un occhio con tutti quelli che me lo chiedono, non lavorerei più. Figurati. Io sono Cristian. Io sono Melania. Devi stare più attenta quando vai in giro di notte, soprattutto a quest'ora, se sei da sola. In realtà io abito qui vicino, quindi sono quasi arrivata. Ho la macchina, se vuoi, ti do una strada. No, guarda, veramente, abito proprio qua, non c'è bisogno. Insisto. Hai avuto fin troppi guai stasera. Melania. Comunque, ti volevo ringraziare, sei stato gentile ad accompagnarmi. Figurati. Hai una sigaretta, per caso? Certo. Tutto ok? Che cazzo vuoi? Perché mi hai portato fin qui? Sono pazzo. Ma che cos'è questo? Un gioco? Mi vuoi rispondere, cazzo? La risposta alla tua domanda è estremamente semplice. 2 minuti. Soltanto 2 minuti. Per 2 stupidi minuti del cazzo, tu ora sei in questa situazione. È strano. Che cosa è strano? È strano che grazie a un lasso di tempo così breve, tu un paio di giorni fa ti sei divertita ad abusare della tua ridicola maschera da funzionario pubblico. E che ora il futuro delle tue giornate lavorative dipende dal mio umore altalenante. Questo è strano. Sicuro del parcheggio. Bingo. Ti faccio una domanda. Che cosa provi quando fai la stronza con il prossimo? Vaffanculo. Questa non è una risposta. Te lo chiedo di nuovo. Che cosa provi quando fai la stronza con il prossimo? Faccio solo il mio lavoro. Non è un buon motivo per essere maleducati. Se a questo aggiungi un tantino incazzare, ma io direi che sei nei guai. Perciò sta attenta e rispondi bene alla prossima domanda. Perché
Mi hai fatto la multa. Il parcheggio. Il parcheggio era scaduto. Ah, sbagliato. Che cos'altro dovevi dirti? Io ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi altro mio collega. Se permetti, ne dubito. Ma che cos'altro dovrei dirti? La sabbia scorre, il tempo stringe. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lasciami stare, fammi andare via! Che c'è? Hai una crisi di nervi? Te lo dico io il motivo. Quella mattina ti sei svegliata e avevi l'anima storta per una qualsiasi ragione. Hai litigato con il tuo ragazzo, la bolletta del telefono era più salata del solito. Oppure qualcuno a cui stai poco simpatica ti ha rigato di nascosto la portiera dell'auto. Dopodiché, davanti allo specchio, con la tua divisa linda e stirata, con il tuo libretto fedele alla mano, non hai esitato e hai detratto 74 euro dalla busta paga di un onesto cittadino per placare quella sensazione da viscida repressa che ti trascini dietro da quando sei nata. Ho ragione o no? Ho ragione o no? Basta, non è giusto. E che cosa è giusto? Multare una persona per un impercettibile ritardo? Facciamo così. Strappala. Strappala quella maledetta multa. No. No, è un po' tardi per i ripensamenti. Ma vedi, tu non hai capito il problema. Non sei tu. Siete voi. Voi. Non basta l'arroganza e l'abuso di potere per indurre le persone ad essere migliori nella società. Voi pensate di avere il pallino del gioco? Voi pensate di essere nel giusto sempre e comunque? E che ogni azione è lecita a mantenere l'ordine? E invece siete i primi a fottere il sistema. Quindi io sarei la tua cavia per il sistema? Per punire il sistema? No, io non ho... Non ho pretese così assurde. Io al sistema vorrei dare soltanto una lieve schicchera. Una lievissima schicchera. Sanguini. Sanguini. Cazzo sanguini. Vada qua, stai. Ti dispiace liberarmi? Sta girante, faccio niente. Vedi, però, se mi davi due spicci che t'avevo chiesto ieri senza farli isterica. Invece no, io sono matto e quell'altra è un signore. Brava. Certa, libera. Tieni. Te li sei meritati. Oh, dove vai? Senti, io non c'ho più niente, ti ho dato tutto. Non voglio altri soldi, ma perché vuoi la legata? Era una psicopatica allergica alle morte. Ma che sei vigile? Sì. Io ho fatto vedere pure, eh. Senti, io ho avuto una nottata già abbastanza difficile, quindi ti prego, lasciami da sola, non voglio stare in mezzo ad altri estranei. Vabbè, come ti pare? Bollicine? Salì. Se
Servizio taxi, buongiorno. Salve, buongiorno, vorrei un taxi a via Pellazzoni. Attenda solo un momento, prego. Il taxi sarà da lei in 2 minuti. Va bene. Grazie.